punto della situazione su bilancio, perché poi ci torneremo nei prossimi giorni, perché stiamo ancora lavorando. Allora, noi abbiamo approvato venerdì qui in questa stanza il bilancio a pochi minuti dalla deadline e stiamo lavorando ovviamente per portarlo a Pasqua in Consiglio Comunale. E anche se ci sono le condizioni in queste ore per fare qualche ulteriore miglioramento rispetto al testo che è stato licenziato. Perché insomma c'è stata una particolare difficoltà ad approvare il bilancio? Perché si è registrato un insieme di atti, provvedimenti e azioni che se prese singolarmente sono pesanti, se messe insieme sono uno tsunami. Vado giusto per elencazione. Più o meno siamo arrivati nel giro di 5 anni e mezzo a 1 miliardo di taglio ai trasferimenti del fondo di perequazione. Cioè governo nazionale e Parlamento mettono le tasse, i comuni fanno gli esattori, una parte delle tasse vanno a Roma, come vengono ridistribuiti ai comuni con i trasferimenti, in 6 anni abbiamo avuto 1 miliardo di circa di tagli. Vi ricorderete le dichiarazioni roboanti e autorevoli per l'incarico ricoperto dall'allora Presidente del Consiglio Renzi, che disse poco prima del referendum: è finita la stagione dei tagli ai comuni, finita per sempre. Bene, solo negli ultimi tempi, quindi negli ultimi mesi, altri 400 milioni di tagli netti come sforbiciata al Comune di Napoli. Aumentata la somma che per legge deve essere messa nel fondo svalutazioni crediti per circa 45 milioni, quindi è come se fosse 14 milioni un ulteriore taglio di 45, andiamo a circa 60. Il piano di riequilibrio, vado troppo veloce, no? Che per il Comune di Napoli è il più pesante, perché fummo i primi, voi ve lo ricordate, fummo Cavia. Poi successivamente per altri comuni sono stati adottati altri piani di riequilibrio più temperati. Noi abbiamo chiesto di poter avere un temperamento del nostro piano di riequilibrio, allo Stato non l'abbiamo ottenuto. E sapete perché dico questo? Perché il piano di riequilibrio votato dal Parlamento della Repubblica Italiana dopo un decreto del governo impone la tassazione al massimo. Qui non è il Comune di Napoli che alza le tasse, e governo e Parlamento che mettono le tasse al massimo per legge. Sapete che quest'anno è entrato in funzione per la prima volta il cosiddetto bilancio armonizzato consolidato. Non è più bilancio di competenza, è bilancio di cassa, cioè puoi mettere in base a quanto hai. E qui veniamo all'ultima, ma non perché la meno importante, nota dolente: un pignoramento che dallo scorso Natale, prima per oltre 100 milioni, adesso 83 milioni, sta bloccando praticamente le casse del Comune di Napoli. Questo è un tema che è diventato particolarmente pesante, ingiusto ed odioso, perché il debito per la gran parte, per circa il 90%, è un debito del governo. E noi non possiamo più tollerare che da 5 mesi noi non riusciamo più praticamente a governare come dovremmo governare la città, perché immaginatevi un comune come Napoli, in piano di riequilibrio, con difficoltà di casse, avete da 5 mesi per 100 milioni, cioè qualsiasi altro comune sarebbe andato in dissesto. Di fronte allo tsunami istituzionale io voglio ringraziare tutta la squadra del Comune di Napoli, tutta, perché con acrobazie che fanno da concorrenza a tutti i più grandi circhi del mondo messi insieme, che manco arriverebbero alla capacità acrobatica che ha messo in campo fino all'ultimo minuto il Comune di Napoli.
quindi non solo la parte politica, ringrazio assessori, ma la parte amministrativa, direttore generale, ragioniere, strutture, tutti, fatto un lavoro veramente egregio che dimostra come oggi il Comune di Napoli non solo è una grande squadra, ha una grande forza, ha una grande credibilità, ha una grande capacità di reggere a qualsiasi onda d'urto. Però qua è uno tsunami, quindi noi ci auguriamo anche che da qui a Pasqua almeno sul CR8 commissariamento, insomma, ci consentano di avviare seriamente un percorso che ci porti all'eliminazione del pignoramento. Un'altra cosa che voglio sottolineare, ma no, prima di arrivare a questo, quali sono le leve che ovviamente abbiamo dovuto mettere in campo per fare fronte allo tsunami? Una forte accelerazione e implementazione della valorizzazione e la vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. E poi si entrerà nel vivo. Già dei risultati nel 2016 sono stati particolarmente apprezzabili, ma il 2017 segnerà la svolta e questa per noi è una priorità, ce l'ha detto il ragioniere, noi lo condividiamo, priorità assoluta, l'entrata in azione di Napoli Riscossione, quindi una ulteriore accelerazione sulla lotta all'evasione e alla riscossione. Ci tengo molto a sottolineare che nonostante tutto quello che ho detto, noi non abbiamo rinunciato, e mai come questa volta, così come accadde nel 2011 e nel 2013, è stato particolarmente difficile non rinunciare alla nostra visione. Cioè, con questa difficoltà si poteva arrivare a un passo da rinunciare per esempio alla linea strategica che ci siamo dati, che i servizi essenziali devono essere pubblici. Abbiamo dimostrato venerdì con ANM e l'abbiamo confermato per tutti gli altri servizi, quindi nel nostro bilancio è garantita l'opzione strategica, tutti i servizi essenziali pubblici, tutti i finanziamenti garantiti, tutti i finanziamenti per le società partecipate, per i servizi essenziali, per gli stipendi, per la linea strategica. Non solo, ma quel poco di risorse che ci sono rimaste noi abbiamo voluto, per scelta politica, destinare tutto al sociale, quindi noi nel sociale non solo riusciamo a garantire il mantenimento, avremo anche un leggero, perché con questo tsunami non possiamo parlare di cifre particolarmente significative, però c'è addirittura un miglioramento, parliamo di politiche sociali, di welfare, di refezione, di asili nido, di maestre, insomma tutto il comparto, per capirci, del sociale, dell'istruzione, eccetera eccetera. Nel dettaglio della manovra entrerò nei prossimi giorni, perché ancora stiamo lavorando con le acrobazie, perché contiamo anche per il Consiglio Comunale Pasquale, che a questo punto sarà Pasquale, di inettare anche non solo ulteriori miglioramenti, ma anche di entrare maggiormente nel dettaglio. Quindi ci tengo molto a dire che nonostante uno tsunami che io considero non casuale, lo voglio sottolineare, perché se elenchiamo tutto questo e se vediamo che cosa è stato messo in campo negli ultimi giorni, tavolo tecnico che conclude il lavoro sul CR8, il CR8 non si sblocca ancora, c'è chi spinge per mettere in campo azioni ossessive nei confronti del Comune, tutti sapevano che questo bilancio era particolarmente difficile, insomma devo dire, noi ci siamo trovati da un punto di vista istituzionale da soli. Ecco perché voglio ringraziare la squadra napoletana, la squadra partenopea, è stato molto difficile, secondo me. È stato messo in campo un tentativo, non manifesto chiaramente, non fatto per comizi o per bandi o per annunci sui giornali, ma per facta concludenza, che poteva portare al dissesto del Comune di Napoli.
che ancora una volta, grazie a questa amministrazione, grazie alla nostra forza, ovviamente sarebbe stato un dissesto addebitato ad altri, dal commissariamento, CR8, ad altri, ma credo, e questa è la nostra volontà che ci siamo dati in queste settimane, non consentiremo a nessuno di arrestare la rivoluzione della virtuosità e del cambiamento della città di Napoli. Io mi fermerei qua per adesso. Se avete domande, tranne che nel dettaglio, perché ci entreremo di volta in volta nei prossimi giorni. Lei dice istituzionalmente noi siamo soli. Questa situazione in realtà di problemi di gas ovviamente non è solo del comune di Napoli, ci sono tanti comuni in Italia che stanno esattamente in maniera uguale, anche peggio. E in questi giorni per esempio c'è il caso di Torino, in cui il sindaco di Torino ha chiesto, insomma, recrimina un trasferimento che dice è dovuto. Abbiamo visto anche la Boschi che ha detto che non è assolutamente dovuto. Il sindaco Appendino però ha dalla sua parte un po' di forze della città che sono schierate anche in maniera un po' inaspettata a suo fianco nel chiedere queste cose. Per Napoli, insomma, le forze, non so, penso, imprenditori industriali, insomma, ma perché non si riesce ad avere un sostegno anche al di fuori comune? Perché dire, il dissesto è stato inventato dall'impegno dell'amministrazione. E vabbè, questo è chiaro, dovevamo metterlo noi in campo l'azione. Chiaramente. Ma un sostegno anche nei confronti del governo di Roma per i trasferimenti che non arrivano, per questioni, allora, di dati, insomma, se l'aspetta da parte. Innanzitutto diciamo che il popolo. Volevo completare la sua domanda, perché quando lei dice che è collegata, lui si sono trovati soldi. Sì, sì. Allora, innanzitutto il popolo, io me lo sono sentito e me lo sento a fianco. Non avremmo retto e non reggeremmo di qui a breve se non ci fosse il popolo. È chiaro che se in questa lotta ci accompagnano i sindacati, che credo non esiste altra città d'Italia che ha fatto una strategia per i diritti, per le aziende pubbliche, per i servizi essenziali come Napoli. Quindi dovrebbe essere. Da questo punto di vista il sostegno non ci può che far piacere, se arriverà, non c'è dubbio. Però devo dire che in queste settimane noi il sostegno della città, delle organizzazioni sindacali, ma anche del mondo economico l'abbiamo sentito. Io parlavo di isolamento istituzionale, cioè parlavo di soprattutto un segnale che avremmo voluto prima di venerdì dal governo sul CR8, ma non solo sul CR8, i 14 milioni di ulteriore taglio è la dimostrazione delle bugie che sono state dette. È vero che ci sono altre città, infatti la solidarietà tra sindaci è fondamentale, ce lo siamo detti innanzi, però attenzione, Torino e Napoli da un punto di vista economico sono imparagonabili, quindi se Torino soffre al punto tale che l'Appendino rivendica giustamente un tema col governo, immaginatevi la sofferenza di Napoli per tutto quello che vi ho detto. Non solo, Torino, Milano, Roma e altre città metropolitane sarebbero andate in dissesto se il governo non avesse fatto l'ennesima legge per loro, prorogando la data dei bilanci al 30 giugno. Noi il bilancio della città metropolitana l'abbiamo approvato il 31 gennaio. Avrebbero fatto la stessa cosa pure per Napoli? Non lo so, io sono contento che l'abbiano fatto per gli altri, però esiste un'immagine che a me ha affascinato una vita, soprattutto quando ero giovane, anche adesso, che è la bilancia della giustizia. La bilancia della giustizia è un po' squilibrata. Per esempio in città metropolitana noi teniamo 500 milioni di avanzo libero, e perché non ce lo consentite di spendere? Perché? E questo è il tavolo che porteremo avanti. Io parteciperò anche io quando si andrà da Gentiloni, se ci sarà l'incontro. Perché se no, l'ennesima legge speciale, citato Milano e Roma, vogliamo fare l'elenco delle leggi speciali che hanno avuto Milano e Roma? Non vorrei che si stesse preparando l'ennesima legge speciale, anzi mi correggo, sicuramente ci sarà la prossima legge speciale, perché altrimenti il bilancio non l'approva, no? Bene, ma c'è anche Napoli, scusate, ma non nella legge speciale. C'è Napoli che da sola al comune ce la sta facendo contro tutti non gente, ma tutte istituzioni, e
c'è Napoli perché, per esempio, sulla città metropolitana siamo addirittura virtuosi. E vuol dire che adesso chi è virtuoso magari devono prendere i soldi dall'avanzo libero per darlo a loro? E leggete di queste ore, oggi è 4 aprile, domani c'è lo sciopero dei trasporti a Milano. Sala ha detto che se non arrivano i soldi, ergo rectius, la legge speciale, taglia un terzo delle linee del trasporto pubblico della città metropolitana. Allora attenzione, cioè qua Napoli sta garantendo servizi, diritti, esclusivamente con le nostre forze, nonostante gli tsunami, i tentativi subdoli, gli ostacoli, i commissariamenti, le risposte che non arrivano, le ossessioni regionali, insomma, mo basta. Quindi il messaggio che voglio dare, mo basta, che è una canzone anche a noi nota, perché poi voglio dire, insomma, noi non abbiamo mai chiesto leggi speciali, non ne vogliamo. Vogliamo semplicemente che ci sia una parità di trattamento, anzi, in questo caso nemmanco parità di trattamento, che non ci sia un'ingiustizia manifesta, conclamata ed inaccettabile nei confronti della città di Napoli. Vedo che tutti si agitano quando c'è Torino. Torino interviene Dente Rio, interviene la Boschi, interviene quello. Milano e Roma immediatamente si sono mossi. Quando ci hanno messo a prorogare il bilancio fino al 30 giugno? Parliamo delle città metropolitane. Allora le sofferenze sono di tanti, è ovvio, ed è per questo che le battaglie vanno fatte per tutti. Se le battaglie non sono fatte per tutti, viene meno la ragione dell'ANCI. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha un senso perché è la sede di tutti i sindaci, di tutti i colori politici, non è la sede delle correnti, non è la sede delle primarie, non è la sede delle prove muscolari. Noi staremo in ANCI se l'ANCI garantisce parità di trattamento per tutti. Se non ci sono condizioni di parità di trattamento, è evidente che noi dobbiamo fare una riflessione di carattere generale. Questa è la prova del 9, io l'ho detto, è la prova del 9 dei rapporti col governo, è la prova del 9 dei rapporti all'interno dell'ANCI, è la prova del 9 per tutto. Tant'è vero che oggi c'è il mio capo di gabinetto a Roma in missione, perché dobbiamo avere delle risposte. Noi il bilancio lo approviamo in Consiglio Comunale, ma io non sopporto più le ingiustizie, basta, non le sopporto più. Quindi su questo metteremo in campo una mobilitazione popolare e politica, visto che si entra anche in campagna elettorale, non per noi non stiamo in campagna elettorale, quindi non è propaganda, non è campagna elettorale, ma faremo pesare tutta la nostra forza sul momento storico attuale, perché c'è stato un evidente tentativo di non far approvare il bilancio del Comune di Napoli. Di questo ne siamo tutti testimoni, non è un'idea di Luigi De Magistris, è un'idea condivisa dalla Giunta, dal Direttore Generale, dalle strutture amministrative, da tutti noi che in queste settimane ci siamo confrontati e abbiamo visto con i nostri occhi, ascoltato con le nostre orecchie, o tentativi, come dire, o azioni o omissioni, che sono condotte entrambi, sono le condotte che possono essere di azioni o di omissioni. Alcune sono state azioni, altre sono state omissioni. Omissioni significa non fare, non rispondere, non comunicare, non far arrivare messaggi, non dare risposte, e queste sono arrivate, tant'è vero che non è un caso, in questa stanza proprio, alle ore, ma non ricordo precise, 23.47, più o meno siamo lì, abbiamo approvato il bilancio. Perché siamo arrivati a un passo da non approvarlo, quindi questo è il tema. Noi ci auguriamo da uomini delle istituzioni che il governo risponda sul CR8, risponda sugli altri temi, l'ANCI si faccia garante che se bisogna intervenire su quelle città metropolitane si intervenga su tutti, l'ANCI si faccia garante che il Comune di Napoli, così come gli altri comuni che sono stati discriminati, non vivano una situazione di disagio rispetto alle città che, vuoi per ragioni politiche, vuoi per ragioni economiche, vuoi per ragioni geografiche, appaiono essere sempre di più all'attenzione rispetto ad altre città. E non è un lamento, no, perché voglio essere chiaro, è una rivendicazione di diritti. Anzi, noi l'abbiamo superato il problema, quindi non è che, come dire, abbiamo superato lo scoglio principale, la montagna. Adesso vogliamo che siano riconosciuti i diritti della città di Napoli. Ci sono più o meno che devono essere sbloccati anche magari con l'aiuto del governo, cioè il pignoramento. Pignoramento è quello più urgente, perché cassa. Piano di riequilibrio che va temperato. E i 500, no, però quella è città metropolitana, siccome abbiamo parlato di Torino, Milano, eccetera.
questa è città metropolitana. Quindi pignoramento, piano di riequilibrio e anche la rinegoziazione dei mutui che abbiamo chiesto, che per esempio noi, però rientra nel piano di riequilibrio, siccome noi potremmo con la rinegoziazione dei mutui poter avere un abbassamento dei tassi di interesse che si fa per i piani di riequilibrio e ci consentirebbe di fare cassa, insomma. Ma se non ci dovesse essere l'eliminazione del pignoramento, ma la nostra capacità di fare acrobazie e di resistere, faremo il lancio carpiato con tripla capriola da qualche parte, non usciremo. Cioè, non... Se no che soluzione c'è? È impossibile. Mi fermo qua, aspettiamo la risposta dal governo. Il governo ci deve questa risposta. Ma i tempi sarebbero stati già consumati prima di venerdì. Il tavolo tecnico è concluso, fatto politico. Perciò sto dicendo queste cose, ma più tecnico, politico. E chi dovrebbe incontrare, insomma, di cambiamento oggi? Mi fermo qua. Comunque il contatto è con la Presidenza del Consiglio, ai massimi livelli. Poi ci aggiorniamo però, anche in settimana. Ho voluto fare questo primo coso, poi anche nel dettaglio entriamo nei prossimi giorni. Bene? Grazie.